Oh, mi ricordo a tutti, eccoci qui per l'episodio 12 della serie Corsa all'Ender Dragon. Ci eravamo lasciati con la visuale, con il panorama del Nether che raffigurava la nostra bella fortezza, cioè almeno spero sia una fortezza, perché nei commenti mi avete scritto un po' di cose sul Nether. Mi avete scritto che potrebbe essere una fortezza finta e che nei dintorni ci dovrebbe essere quella vera. Poi mi avete scritto di stare attenta agli scheletri neri, perché posso subire la loro maledizione, quindi loro hanno, ecco, la facoltà di potermi malvagiare, cioè maledire, ecco. E poi mi avete detto che mi sarei dovuta portare un secchio d'acqua per contrastare il fuoco dei Blaze. E questa cosa purtroppo non l'ho fatta perché, ecco, non ci ho proprio pensato, e quindi mi ritrovo con 12 frecce e un secchio vuoto. Lì, come possiamo vedere, c'è il Ghast che già mi ha... Madonna! Che già mi ha adocchiata. In teoria dovrei riuscire a respingere. Ok, vediamo se riesco ad ammazzarlo. Vai, colpiscilo. E colpisci il tuo amico! Dai, colpiscilo. Madonna, non riesco a colpirlo. Ma stiamo giocando a ping pong qua! Ghast, non rompe. Osti Ghast. No, non mi devo distrarre. Vai. No, madonna, l'ho preso. Vabbè, in teoria dovrei cercare di entrare. Ecco, dovrebbe essere l'entrata. Ok, già l'abbiamo trovata. E quindi vediamo se è come mi dice... Una cesta! Ho trovato una cesta. Vediamo se, come mi avete scritto voi nei commenti, se questa è una fortezza... Due ceste. Vabbè! È una sella! Apro il cavallo! Vabbè! Cioè, wow! Anche qualche torcia che mi può servire. Vabbè, l'acciarino credo sia inutile. E quante ceste! È magnifico, l'oro potrei portarmelo, l'oro. Dovrei lasciare qualcosa di inutile. Ma tu quanta roba, quarzo. Mattoni degli inferni. Vabbè, lascio le staccionate e mi pio l'oro. Pio proprio l'oro, invio. Ok. Cioè potrei farmi anche una mela d'oro. Ok, allora. Ma mi sto trovando il tesoro. No, l'ho lasciato io. Ok. Aspetta, di qua siamo venuti, no? Io ho la tendenza a perdermi. Wow. Ok. No, aspetta, questi lo posso prendere? No, mi sarei dovuta svuotare l'inventario per portare tutte queste cose. Lascio una pressure. Ma no! No, mi ha dato fuoco. No, il diamante! Ho perso il diamante! Spegni. Spegni, non morire. Ok, dov'è il diamante? Ok, ho sbloccato un archiando. Cioè, ho rischiato di perdere il diamante. Ghast maledetto, ti morisse tutto. Ok, e cosa butto? Della legna? Della selce? Ok, acciarini. Madonna, gli acciarini, cioè sto a fare la collezione di acciarini. Incredibile. Ok, qui non si può più andare. Ma ho trovato tante di quelle cose, raga. Ma allucinante. Qui l'ho già aperta. Ok, mi sembra che io stia giocando un Hunger Games alla ricerca delle ceste perdute. Cioè, allucinante, mi sto gasando. Ok. Le verruche non so se si possono ripiantare nel mondo normale. Almeno da Minecraft, quello che ho giocato. Che c'è qui? Di lì, cioè, si può andare anche di lì. Comunque, sul vecchio Minecraft, quello che... cioè, sulle vecchie versioni, più che altro, quelle che ho giocato tanto tempo fa... Ok. Mi ricordo che si poteva portare nel mondo normale... la lava. Sento i Blaze! Li sento. Eccoli.
eccoli. Ok, stavo dicendo, si poteva portare sia la Solsen, cioè la terra dei morti, chiamiamola così, va bene, ok. Passa, 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 passa. Uno scheletro nero! Come faccio? Ok, sto schivando tutto, però dovrei cercare di evitare gli scheletri neri, perché se mi maledicono credo che la mia carriera da impavida finisce qui. Non so come affrontare Blaze. Non so, però ho trovato il mondo. Cioè, raga, io dopo questo bottino me ne potrei anche andare. Cioè, è inutile andare dai Blaze. M'ha vista! M'ha vista! M'ha vista! M'ha vista! M'ha vista! Piazza qua. Me ne vado, no, gli scheletri neri se mi maledicono è finita. Se mi maledicono gli scheletri neri è finita, io non ci vado dai Blaze. Ok. No, può passare. Blocchi. Esci. No, no, gli scheletri neri no, 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 gli scheletri neri no, non mi avete detto come sconfiggerli, mi avete solo detto che mi fanno il culo. Solo quello mi avete detto. Io non ci vado. No, 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 non ci vado. Non rischio di terminare la serie per degli scherzi. Che cazzo sto a fare? Chiudi, 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 chiudi. Ok. Tanto c'è la luce. No, non ci vado. Io dei scritti neri non ci vado. Cioè, dimentichi. Che cocchio è qua? Dove esco? Dimmi che sono uscita. Ok, sono uscita dalla fortezza. No, no, dei scritti neri non ci posso andare, no, raga, seriamente. Facciamo i seri, per una volta. Ho paura. Cioè, ho veramente tanta tanta paura. Mi raccolgo un po' di nether coso qua, perché potrei farmi il fuoco infinito di là, nel mondo normale. No, non ci posso andare, ragazzi, non ci posso andare. Cioè, perdonate la mia codardaggine, ma se non so come affrontare gli scheletri neri. Anzi, io adesso resto nel nether. Aspetto i vostri commenti. Nei commenti ditemi come affrontare gli scheletri neri, perché quei commenti che mi avete lasciato, ma mi hanno praticamente sconvolta. Mi avete detto la maledizione, diventano i cuori neri, muori e robe così. Quindi, essendo che quei co vostri commenti, un po' anche colpa vostra, mi hanno letteralmente, cioè, scioccata, io direi che la cuffia mi sta cadendo. Mi sto un attimino. Caldo, caldo. Ah, ok, mi sto un attimino agitando. Io resto qui. Mi faccio una specie di rifugio. Mi sto qui, no? E voi, per il prossimo episodio, mi dite come fare per sconfiggere gli scheletri. Potrei anche ritornare a casa, ma essendo che aspetto voi che mi consigliate, mi chiudo proprio a mo' di cacchina, e aspetto che voi nei commenti mi consigliate cosa fare. Come vedete, sto in 2x2 qua di cubi, cioè sono praticamente triste. Vedete quella parte nera dell'occhio, è l'occhio che ci sta gonfiando di lacrime. E quindi aspetto i vostri commenti su dei consigli tattici e utili su come affrontare gli scheletri, quelli neri. Sto dicendo un'altra cosa. E niente, al prossimo video. Vi aspetto, numerosi, numerosi, numerosi.